Amici sportivi del CSI, il più cordiale saluto vi giunge dall'impianto di Nobesso di San Nicolò a Tordino. Quinta giornata nel campionato di calcio a 7 promosso dal CSI nel girone B. Questa sera si affrontano Tutor Club e Lisciani Teramo, gara che ha avuto l'inizio proprio in questo istante, primo pallone che viene giocato dalla Lisciani Teramo. Lisciani Teramo che si presenta con il numero 1 Iezzi, 10 Bucciarelli, 7 Di Domenico, 4 Centinaro, 3 Covelli, 5 De Zolto, 8 Scacchioli, 2 Sposetti, 16 La Raspata, 11 Di Battista, 17 Cipriani, 12 D'Angelo, 9 Donati, 18 Fabio Covelli. Da quest'altra parte risponde invece il Tutor Club col numero 69 Cianci, 2 Ciccocelli, 56 Del Papa, 94 Alessandro Di Domenico, 12 Cristian Di Domenico, 7 Di Luca, 19 Gualà, 6 Lupisella, 98 Olivieri, 0 Onori, 23 Ramesh Orsini, 11 Riccardo Orsini, 13 Rossi che è il portiere, 9 Tancredi. L'arbitro della gara è il signor Mauro Iampieri, che pochi istanti fa ha dato l'avvio ufficiale delle ostilità. Come dicevamo, gara valida per la quinta giornata di campionato, quinta di andata della regular season. Nel girone B si affrontano due squadre che si trovano nelle zone medio-basse della graduatoria generale. Tutor Club che è al 12° e ultimo posto con 0 punti raccolti in 4 gare. Lisciani Teramo invece che ha fatto un po' meglio con 6 punti raccolti frutto di 2 vittorie e 2 sconfitte. Tutor Club che è una formazione new entry del campionato di calcio a 7 promosso dal CSI di Teramo, che probabilmente sta pagando un po' l'inesperienza in questo campionato e in un girone soprattutto che presentano davvero grosse difficoltà. Tutor Club che finora ha realizzato 3 gol in queste prime 4 gare, ne ha subiti 56 con una media che si aggira intorno alle 14 reti a partita. Dicevamo invece il ruolino della Lisciani, che di gol ne ha realizzati 15 e ne ha subiti 18, ma è reduce da 2 KO di fila, 6-7 contro il Ponte Boys e 8-1 contro l'Atletico Gustavo. Una partenza di stagione invece positiva per la formazione teramana, che all'esordio aveva battuto il Golden Colonia in trasferta, si era ripetuta poi 7 giorni dopo contro il Penna Sant'Andrea. Tutor Club invece che nella scorsa settimana ha perso contro l'Atletico Gustavo, che poi è una delle big del raggruppamento, ha perso 15-1. Seguiamo ora questa azione, entriamo in diretta per la prima volta dall'inizio del match. Manovra la formazione del Tutor Club che si distende sull'out mancino, il tocco all'indietro verso il portiere Rossi che è costretto a giocare il pallone con i piedi. Una curiosità, Marco Rossi è uno dei due arbitri presenti in distinta sulla sponda del Tutor Club, è affiliato con l'AIA di Teramo, dirige match nel campionato di seconda categoria. L'altro arbitro invece che è presente in distinta è Alessandro Di Domenico, che in questo momento è in panchina. Seguiamo intanto questa azione d'attacco della Lisciani, il lancio sulla destra a premiare l'inserimento del giocatore in maglia blu numero 7, dovrebbe essere Di Domenico, pallone troppo lungo che si è perso sul fondo. Lisciani che in questo primo tempo attacca da destra verso sinistra in maglia azzurra con un inserto bianco-rosso a striscia orizzontale. Risponde invece il Tutor Club con una maglia blu scura con alcuni inserti rossi sui lati. Calcio di punizione battuto da Fabio Bucciarelli, palla che si è persa larga alla destra della porta difesa da Rossi, nessun problema per l'estremo difensore di casa che ora va a recuperare il pallone. Fabio Bucciarelli è una delle tante firme prestigiose presenti in campo. Abbiamo ricordato, sulla sponda Tutor Club ci sono due arbitri, sul lato Lisciani Teramo invece ci sono diversi ex giocatori. Uno di questi è proprio Fabio Bucciarelli, che ricordiamo ha giocato con il Teramo nell'era Rumignani, quindi stiamo parlando della metà degli anni 80. Un altro giocatore che ha calcato palcoscenici
abbastanza importanti a livello dilettantistico e Gianluca Scacchioli, una bandiera del San Nicolò che negli ultimi anni ha anche vestito i panni di dirigente del Teramo, in particolar modo sotto la presidenza agrodolce, diciamo così, di Luciano Campitelli. Angolo battuto dalla Lisciani, disimpegna con qualche difficoltà la difesa del Tutor Club, che ora comunque riesce a ripartire in contropiede. Il passaggio di Olivieri per il compagno, che non riesce a trovare il tempo del tiro. Era buona questa azione in ripartenza dello stesso Olivieri, che ora riceve il pallone, prova ad andare via il diretto avversario con un tunnel, viene fermato. Bella questa discesa coast to coast da parte del numero 98 di casa. Vediamo ora quale sarà la risposta della Lisciani. Va via in zona centrale, attenzione, il numero 8 Scacchioli, conclusione da lontano. Rossi si distende sulla propria sinistra ed è via in corner. Intervento efficace, seppur stilisticamente non perfetto, quello del numero 13 di casa. Angolo Lisciani, quando sono andati via quasi i primi 5 minuti di gioco, pallone sul secondo palo, la palla sfila e termina in fallo laterale proprio sotto la nostra postazione, sulla fascia dove è insediata la telecamera, comandata come al solito splendidamente dal nostro collaboratore, dal nostro operatore Jacopo De Marcellis, che ringraziamo in anticipo per la preziosa collaborazione. Attenzione, ora recupera palla ancora una volta Olivieri, molto attivo in questo avvio. Il suo lancio a tagliare il campo è stato intercettato. La risposta della Lisciani viene fermata da Onori. Si gioca senza soluzioni di continuità qui sul Dino Besso di San Nicolò a Tordino, seppur i ritmi di gioco non siano molto veloci. Il tiro ora, dribbling e tiro di Fabio Covelli. Rossi si supera e devia in corner. Dicevamo, ritmi non altissimi, ma ci sono davvero tanti spazi, le retroguardie concedono molto. Tanti spazi, soprattutto in contropiede, angolo battuto dalla Lisciani, pallone allontanato di testa, riparte il contropiede del Tutor Club. Tutor Club che ora si presenta solo davanti al portiere, il tiro e il gol. Gol del numero 7. Gol del numero 7 di Luca, che è riuscito a ripartire in contropiede. Si è presentato solo davanti al portiere Iezzi e lo ha freddato con un diagonale che si è insaccato all'angolino basso di destra. 1-0 in favore del Tutor Club quando abbiamo superato da poco il quinto di gioco. Tutor Club che forse ha avuto un buon impatto anche per merito delle nostre telecamere, ha segnato il suo quarto gol stagionale, lo ha fatto con Di Luca, un gol peraltro anche bello in ripartenza. Tutor Club che ha avuto un buon impatto sul match. Lisciani forse che si aspettava una squadra meno agguerrita, ha concesso qualcosa di troppo dalle parti della propria difesa, ne ha approfittato subito Di Luca. Ora la risposta della Lisciani, che attacca sull'out Mancino, quasi all'altezza della linea di fondo campo, con il numero 18 Fabio Covelli, viene chiuso in corner, angolo in favore degli ospiti, va alla battuta Fabio Bucciarelli. Con il suo piede fatato passano da lui tutte le palle inattive della propria squadra. Angolo già battuto, Scacchioli in profondità, allontana la retroguardia del Tutor Club che fa densità nella propria metà campo. Ora Centinaro, anzi Di Domenico, ha cambiato gioco. Scacchioli, Bucciarelli in verticale a premiare l'inserimento di Donati. Pallone in orizzontale ancora verso Scacchioli, si porta sul sinistro la sfera, palla dentro per
La conclusione di Di Domenico, un po' telefonata, sotto misura, ha appoggiato direttamente in bocca a Rossi. Resta l'1-0 in favore del Tutor Club, che conduce grazie al sigillo di Lutaca. Tutor Club che continua a fare gran filtro in zona difensiva, a ripartire in verticale, ci prova ora con il numero 98 Olivieri, che viene fermato, insiste, poi lo fa però con un fallo, anzi subendo un fallo, il giocatore del Tutor. Maglia numero 19, Guala. Punizione va alla battuta Onori, che sta posizionando con cura la sfera. Abbiamo superato da poco il decimo di gioco in questo primo tempo, 1-0 Tutor Club San Nicolò sulla Lisciani Teramo. Il tiro di Onori, palla alta sopra la traversa, ha preferito una soluzione di potenza senza badare più di tanto alla mira. Nessun problema per Jezzi, che ora va al rilancio, intanto chiama un cambio la panchina della Lisciani Teramo. Cambio che però non c'è stato, si continua a giocare con gli stessi sette uomini di inizio gara. Si sta preparando De Zolt con la sua maglia numero 5. Scacchioli, viene fermato il suo servizio in verticale, riparte ancora una volta Olivieri, difende la sfera e guadagna anche una rimessa in gioco sull'out di destra. L'ultimo tocco è stato di Donati. Con le mani Lupisella per Olivieri, che va via, il cross basso al centro, allontana la minaccia la retroguardia della Lisciani. Eccolo qui De Zolt, esce Covelli, entra anche con il 4 Centinaro. Ci sono un po' troppi giocatori in campo, per fortuna della formazione della Lisciani. C'è anche un'errata esecuzione nella rimessa laterale da parte di un giocatore del Tutor Club. Tutor Club che recupera subito il pallone, c'è stato un fallo di mano di Donati sull'intercetto del solito Olivieri, ispiratissimo in questo avvio di gara. Punizione, ancora una volta Onori alla battuta. Arriva il fischio dell'arbitro, il cross basso intercettato da Centinaro, riparte il contropiede della Lisciani, chiude però la retroguardia del Tutor. Onori, dribbling, allarga sulla propria sinistra, la sfera ora arriva a Olivieri, ancora un dribbling tentato, questa volta non va a buon fine, la corsa in verticale ora è dei giocatori della Lisciani. La sfera arriva sul limite, la conclusione centrale operata da Donati, para in due tempi Rossi. Bella questa azione in velocità della Lisciani, c'è stata però la bella parata anche di Rossi, l'intervento efficace. Recupera palla ora la Lisciani, sotto misura, attenzione il servizio, la battuta finale è del numero 9 Donati, il quale aveva ricevuto un bell'assist, ci sembra, da Cipriani probabilmente, se non andiamo errati, anzi da parte del numero 18 Fabio Covelli. Assist di Covelli, tiro di Donati, palla alta sopra la traversa, vicino al pareggio la Lisciani, che ora sta pian piano alzando i giri del motore dopo un avvio probabilmente troppo deficitario in zona difensiva. Il rilancio di Rossi, controlla Di Luca ma viene fermato, non c'è fallo, si continua ancora a giocare. Attaccano gli azzurri ospiti, Scacchioli in orizzontale per Centinaro, ora ancora Di Domenico, il tocco in orizzontale viene intercettato, allontana Onori, mette giù in bello stile il giocatore del team Teramano. Scacchioli ora all'indietro per Covelli, Alfonso Covelli, sono due infatti Covelli inseriti in distinta, con il 3 Alfonso e con il 18 Fabio. Ora Scacchioli, il tocco in orizzontale per Centinaro, la palla non giunge a destinazione,
Sempre però Lisciani, che ora sta chiudendo nella propria metà campo la formazione avversaria. Scacchioli, lancio a tagliare in campo, chiude l'intenzione, la retroguardia del Tutor. Tutor che però si sta pian piano asserragliando nella propria metà campo. Palla messa avanti per Di Domenico, che perde il contrasto sul rimpallo. Nessun problema per Rossi. 1-0 sempre Tutor Club San Nicolò sulla Lisciani Teramo. Quando abbiamo superato il quindicesimo di gioco, Tutor che riparte in contropiede. Attenzione, l'assist per il raddoppio di Olivieri. Bella questa azione in linea, in velocità del Tutor. Tutor che così raddoppia di Luca Olivieri, 2-0. Si mette un po' male per la Lisciani. Lisciani che, a dir la verità, in questi ultimi minuti aveva chiuso nella propria metà campo la formazione avversaria. Tutor però è ripartito in velocità, in verticale, lo abbiamo detto, con l'ispiratissimo Olivieri. È riuscita ancora una volta a insaccare la sfera alle spalle dell'incolpevole Jezzi. Cross al centro, allontana Lupisella di testa in fallo laterale, va con le mani Centinaro per Scacchioli. Dribbling con il mancino, palla dentro verso Di Domenico che perde il contrasto, si continua a giocare, attenzione, la palla resta sul limite, allontana Lupisella. Il contropiede di Olivieri che però, attenzione, potrebbe anche approfittare di un errore in disimpegno della portiere, che però poi in qualche modo rimedia. Sempre pericolosa la squadra del Tutor in contropiede. La Lisciani forse sta un po' perdendo le distanze, anche le giuste misure, considerando che c'è tutto il secondo tempo e gran parte di questo primo per recuperare. Punteggio che è certamente inaspettato, anche per certi versi pesante, 2-0. Ma lo ripetiamo, c'è tutto il tempo per recuperare. Invece la Lisciani concede troppo in contropiede, come in questo caso Olivieri. Cincischia un po' troppo, in qualche modo viene fermato da Alfonso Covelli. Resta però il discorso di fondo che abbiamo fatto già poco fa. Tutor che in contropiede sta trovando davvero delle praterie importanti. Ora vediamo la risposta della Lisciani. La conclusione intercettata e operata da De Zolt. Altro tentativo deviato in angolo. Corner Lisciani. Seguiamo questa battuta. Poi vi andremo velocemente ad elencare quelle che sono le attività promosse dal CSI di Teramo in queste ultime settimane. Si accomoda intanto in panchina Scacchioli, Gianluca Scacchioli, angolo battuto, cross al centro, sotto misura, una battuta intercettata, la palla resta lì e si salva poi Di Luca appoggiando il pallone in corner nella mischia. Ci è sembrato il tiro finale di Domenico, se non andiamo errati. Altro angolo, il secondo consecutivo per la Lisciani. Pallone al centro, troppo lungo, finisce direttamente in fallo laterale sul fronte opposto rispetto a quello dal quale proveniva il pallone. Rimessa in gioco per il Tutor che pochi istanti fa se l'è vista davvero brutta, ma è riuscita a mantenere la propria porta inviolata. Tutor Club che, ricordiamo, finora ha subito 56 gol in 4 gare. La matematica non ci trae in inganno, circa 14 gol di media partita. Finora invece Rossi è riuscito a mantenere inviolata la propria porta. Seguiamo questo attacco. Lisciani, pallone al centro, allontana, anzi no, la difesa del Tutor che poi rischia di subire il gol. Ed eccolo qui il gol. Gol in mischia realizzato da Di Domenico, 2-1. Gol della Lisciani che accorcia quindi il punteggio. Gol di Domenico in mischia di testa.
Approfittiamo di questa realizzazione, di questo cambiamento nel punteggio parziale per ricordare i tanti appuntamenti che contraddistinguono la vita associativa del CSI di Teramo. Nei giorni scorsi c'è stato Walter Zenga nella nostra città. Ha fatto un excursus a tutto campo nel suo incontro tenuto con il CSI, dall'oratorio alla nazionale, incontro con il campione Walter Zenga. Per quanto riguarda il cicloturismo, il progetto Ciclo Hub for Te ha continuato il suo viaggio dopo l'inaugurazione e la presentazione del progetto in quel della palestra Molinari. C'è stato anche un altro appuntamento, un'altra inaugurazione a Penna Sant'Andrea, due dei quattro hub che sono stati individuati da colui che ha elaborato il progetto, ricordiamo progetto sponsorizzato, o meglio individuato da Turisport Italia e CSI di Teramo. Gli altri due hub sono uno proprio qui al Besso, l'altro al Malatesta di Colle Atterrato. Per quanto riguarda la formazione, è giunto a conclusione il corso di primo livello per istruttori di padel, mentre il corso per dirigenti sportivi al Moretti è partito con il primo appuntamento proprio nei giorni scorsi. Torniamo in diretta quando siamo giunti al ventesimo, 2-1 Tutor sulla Lisciani Teramo. Ricordiamo l'ordine delle reti: Tutor in vantaggio di 2 con Di Luca Olivieri, poi è arrivata la rete della momentanea bandiera di Di Domenico. Ora Onori perde il pallone, per sua fortuna recupera un compagno alle sue spalle, lo stesso Onori ora evita l'out, lancio in verticale, intercetta Alfonso Covelli, da quest'altra parte c'è Bucciarelli. Avanza il tiro in diagonale, c'è il gol, una deviazione anche sfortunata di Lupisella, gol comunque di Bucciarelli, 2-2, ristabilisce la parità in un amen la Lisciani, gol di Bucciarelli, 2-2. Gara comunque che fino a questo momento ha riservato delle buone emozioni, anche delle buone giocate, considerando che si affrontano due squadre che nel girone B si trovano nelle zone medio-basse della graduatoria generale. Ricordiamo Tutor Club ancora ferma al palo in classifica, 4 gare, 4 KO. Lisciani invece che ha conquistato 6 punti, ma è reduce da 2 tonfi consecutivi. Lisciani che almeno nei pronostici dovrebbe recitare un ruolo di comprimaria rispetto alle big del raggruppamento, visto che stiamo parlando delle varie grandi del girone. Vi ricordiamo, ne approfittiamo per ricordarvi il calendario odierno degli appuntamenti della quinta giornata nel girone centrale. Attenzione, intanto il tiro di Centinaro, si supera Rossi deviando in corner. Dicevamo, il calendario odierno nel girone B: sono in programma Alto Tordino Basciano 2024, Atletico Gustavo Nepezzano, Giugliesi Per Sempre Ponte Boys, Golden Colonia Crabs Roseto, Scerne 20.24, Penna Sant'Andrea Tutor Club Lisciani Teramo, che poi la gara che stiamo seguendo in questo istante e che è in questo momento sul 2-2. Angolo Lisciani, pallone al centro, c'è stata una deviazione di un difensore del Tutor, la sfera finisce in fallo laterale da quest'altra parte. De Zolt con le mani al centro, chiude la retroguardia del Tutor, si trascina però il pallone in fallo laterale Olivieri, ancora il team azzurro in avanti, Bucciarelli per De Zolt, una sorta di tiro cross a tagliare il campo, la sfera finisce in out sul fronte opposto. De Zolt ha anche ricevuto qualche indicazione da parte di Bucciarelli, che dall'alto della sua esperienza calcistica
ha provato a catechizzare il compagno, ricordiamo Bucciarelli, oltre che essere un ex giocatore del Teramo, è anche attualmente un allenatore nelle categorie minori teramane, ma è pur sempre un ottimo allenatore. Alcune stagioni fa sedeva sulla panchina del Castagneto in prima categoria. Seguiamo questo attacco della Lisciani, allontana Lupisella sparacchiando in out. Con le mani va il numero 5 ospite De Zolt, che probabilmente sfrutterà la lunga gittata della sua battuta con le mani. Così è intanto un minuto di recupero segnalato dall'arbitro. Dovrebbe giocarsi quindi questo primo tempo ancora per altri 60 secondi. Il rilancio di Rossi. Per Lupisella, pressato dall'avversario, gli soffia il pallone. Ora il tocco per Donati. Bucciarelli vuole forse entrare in porta con il pallone, cincischia troppo e poi tocca la palla con le mani e sciupa quindi questa opportunità. Avrebbe potuto forse concludere, ha preferito dribblare, rientrare, fintare. Ha perso troppo tempo, facilitando l'intervento della retroguardia del Tutor. Battute conclusive di questo primo tempo. Siamo sul 2-2, ora c'è uno scontro. Il fallo è di Gualà, che è entrato in ritardo sull'avversario Centinaro. Punizione Lisciani. Punizione Lisciani quando ormai siamo giunti al 26esimo di gioco, siamo in piena fase di recupero, mancano pochissimi istanti al termine del primo tempo. Punizione, c'è anche il fischio dell'arbitro, si va quindi al riposo 2-2 all'intervallo tra Tutor Club San Nicolò e Lisciani Teramo. A risentirci per i prossimi 25 minuti di gioco. La figura di Gino Bartali è una figura legata a doppio filo a quella di questo territorio, intanto perché è molto legato ai valori e agli ideali del centro sportivo italiano che quest'anno compie 80 anni, ma anche perché su queste strade, proprio su questo tratto di strada dove oggi passa il Giro d'Italia, Gino Bartali vince la sua prima tappa tra i professionisti nel 1935, per portarlo poi, per condurlo da questa azione vincente sul traguardo dell'Aquila. È come un filo ideale, oggi abbiamo voluto ricordare questo momento con questo pannello che è alle mie spalle, perché vogliamo che rimanga una traccia di questo passaggio, perché è vero che la storia sportiva di Gino Bartali è stata grandiosa, è stata veramente irripetibile, ma anche le sue gesta umane hanno segnato la storia del nostro tempo. Giornata entusiasmante, il passaggio del Giro d'Italia non è mai scontato, è stata una cosa bella, noi con collaborazioni con CSI Teramo, nella figura di Angelo De Marcellis, il presidente della Biblioteca Regionale Melchiorre Delfico, Dimitri Bosi, in una splendida sinergia abbiamo posto qui questa tappa in ricordo di Gino Bartali, il primo scatto dove ha conquistato la prima maglia rosa uno dei giri più importanti al mondo, giusto per la nazione, persona che, come dire, ha rappresentato l'Italia nei momenti bui, nei momenti più duri, più difficili, e ha dimostrato che lo sport può superare qualunque difficoltà. Lo sport è solidarietà, lo sport è inclusione, lo sport è superare anche le varie guerre che ci sono. Io devo dire grazie dell'invito, chiaramente esporre una targa a Gino Bartali è qualcosa di eccezionale. Io ho avuto la fortuna di fare l'elogio al Museo dei Giusti a Gerusalemme proprio a Bartali, perché chiaramente è una figura importante, non è solo una figura sportiva, ma è sicuramente una figura di riferimento per quello che è stato il suo coraggio di essere
essere, come dire, in un momento così difficile per il nostro paese, di essere fondamentale per avere in qualche modo aiutato chi in quel momento aveva veramente bisogno. Poi chiaramente le gesta sportive parlano da solo, sicuramente è stato uno dei grandi della storia del ciclismo, diciamo che per quello che è forse è stato il più grande in assoluto, per cui io oggi sono onorato di essere qui con voi per scoprire questa targa a memoria di un grande, un giusto tra i giusti, come diceva diciamo l'epitaffio sul museo appunto a Gerusalemme dei giusti della Shoah. Quindi io vi ringrazio di essere qui, forse coniughiamo quello che è oggi il discorso sportivo e quello del discorso, diciamo, più legato all'uomo più che al campionato. Squadre nuovamente in campo per il secondo tempo. La sfida generazionale tra i giovani volenterosi del Tutor Club San Nicolò a Tordino e più attempati e tecnici della ragazzi della Lisciani Teramo si è chiusa, almeno per quanto riguarda i primi 25 minuti di gioco, con una salomonica parità 2-2. Sono andati per primi in vantaggio quelli del Tutor Club con di due reti grazie ai timbri che sono stati griffati da Di Luca e Olivieri. Dopo, nella seconda parte della frazione, è arrivata la rimonta della Lisciani ad opera di Domenico e Bucciarelli. È stato un primo tempo tutto sommato godibile, considerando anche che si affrontano due squadre della zona medio-bassa della graduatoria generale del girone B. Dicevamo, sfida godibile con tante occasioni sia da una parte che dall'altra, anche forse per colpa tra virgolette di difese un po' troppo allegre che hanno lasciato diversi spazi, come in questo caso il lancio in verticale di Scacchioli per il numero 9 Donati, che non è riuscito a concludere. Ora ci prova Di Domenico, accompagna con lo sguardo fuori l'estremo difensore avversario Rossi. Dicevamo, anche nel corso del primo tempo si affrontano due squadre che attualmente si trovano nelle zone medio-basse del girone B. Tutor che è ancora a secco di punti, 4 gare, 4 sconfitte con 3 gol finora realizzati, sono diventati 5 per effetto dei timbri di Luca e Olivieri, e ben 56, sono ora 58 col nuovo conto aggiornato, diventano 59 con questa girata vincente di Paolo Donati. Una conclusione, controllo e destro a incrociare che non ha lasciato scampo al portiere Rossi. 2-3 passa a condurre ora la Lisciani con questo gol di Donati. 2-3, sorpasso da parte del team azzurro ospite con Donati. Quando non sono trascorsi neanche i primi 5 minuti di gioco, ora Di Domenico all'indietro per Alfonso Covelli che imposta con tutta calma. Pallone ora arriva a Scacchioli in verticale per Donati, che riceve spalle alla porta, invita il compagno a scendere, preferisce poi far tutto da solo, forse si intestardisce in un'azione personale troppo prolungata, allontana la retroguardia del Tutor in fallo laterale, resta comunque in possesso di palla la Lisciani. Scacchioli, spalle alla porta, allarga per il compagno, servizio troppo arretrato che si perde in fallo laterale. Rimessa in gioco del Tutor che proprio a inizio di secondo tempo si è trovato sotto nel punteggio per la prima volta dall'inizio del match, dopo aver condotto anche di due. Vedremo quale sarà la risposta. Ora il lancio per Olivieri che prova a fare
una sponda di testa, non riesce nel suo intento, nessun problema ha avuto il portiere Jezzi, che ha già fatto ripartire la manovra dei propri compagni Scacchioli sulla linea mediana. Va in dribbling, viene fermato, interviene poi il compagno che allarga sull'out Mancino, pardon, di destra, chiude Ramesh Orsini, uno dei due Orsini presenti sul campo per il Tutor Club. C'è con il 23 Ramesh e con l'11 Riccardo. Seguiamo ora questo attacco del Tutor, pallone al centro, chiude con il petto di Domenico, che poi con tutta calma può disimpegnare, sbaglia però il tocco in verticale il compagno, ancora Tutor Club, attenzione, la battuta da posizione molto defilata del solito Olivieri, para in due tempi Jezzi, Olivieri, lo ripetiamo, il più attivo tra la squadra di casa. Un gol, tante belle giocate. Ora attenzione, il servizio per Donati in verticale. Donati si presenta solo davanti a Rossi, tenta il dribbling, ci riesce ma non trova il tempo della battuta a rete per il disappunto di Fabio Bucciarelli, che in questo inizio di secondo tempo è appostato proprio sulla nostra sinistra in panchina, sta osservando il comportamento dei compagni, mani incrociate, ci ha rivolto uno sguardo e un sorriso marpione quando abbiamo sottolineato l'errore sotto porta del compagno, un errore naturalmente non voluto. Ora recupera palla Donati che va a commettere fallo, punizione Tutor Club. Donati probabilmente si è aiutato con il braccio. Ora Onori, Ramesh Orsini non controlla, riparte Scacchioli, allarga sulla sinistra per Centinaro, controlla all'indietro ancora per Scacchioli, di prima verso la raspata. Ora Donati, dribbling, si porta il pallone sul destro, il tiro con la punta, impatta sul corpo di Onori che va tutto solo in cost to cost, lancio, attenzione, sul secondo palo per il compagno Olivieri che non arriva puntuale all'appuntamento con il pallone, davvero per un non nulla, 2-3 sempre in favore della Lisciani Teramo, un successo finora maturato in rimonta sul Tutor Club, un Tutor Club che comunque ci sta facendo una discreta figura nonostante i numeri e le statistiche non siano dalla parte dei ragazzi di San Nicolò a Tordino. Ora attacca la Lisciani con Scacchioli, allarga il pallone sul fronte opposto, evita l'out Donati che ora va in azione personale, viene spintonato, si è aiutato anche un po' con l'esperienza l'avversario del Tutor Club, Tutor Club che ora riparte in contropiede, tocco per Olivieri, palla troppo lunga che si perde sul fondo, il servizio era stato operato da Tancredi che è entrato pochi istanti fa sul rettangolo di gioco. Gara comunque che continua a regalare delle discrete emozioni. Ora torna in campo Bucciarelli che con il suo passo caracollante va a prendere il posto del compagno appena sostituito, si tratta del numero 16 La Raspata. Recupera palla il Tutor, Onori viene fermato, la sfera impatta contro l'arbitro, si riprenderà con una palla contesa, un possesso Tutor molto probabilmente. A nostro avviso il possesso è del Tutor, vedremo quale sarà la decisione dell'arbitro che scodellerà palla in favore della Lisciani. Bucciarelli quindi può riconquistare il pallone, appoggia in orizzontale verso Scacchioli, abbiamo abbondantemente superato il decimo, sempre 3-2 Lisciani Teramo sul Tutor Club San Nicolò a Tordino.
Noi approfittiamo di questo momento di stanca del match per ricordare velocemente i tanti appuntamenti che contraddistinguono la vita associativa del CSI di Teramo. Nei giorni scorsi nella nostra città è stato presente Walter Zenga, che ha presenziato un incontro organizzato appunto dall'ente di promozione sportiva presieduta dal numero 1 Angelo De Marcellis, nell'ambito appunto di un incontro denominato dall'oratorio alla nazionale, incontro con Walter Zenga. Poi per il cicloturismo il progetto Ciclo Hub for Te sta continuando il suo viaggio dopo l'inaugurazione della palestra Molinari. Intanto attenzione, battuta da lontano di Onori, alza in corner il portiere Iezzi. Dicevamo, dopo l'inaugurazione della Molinari c'è stata una seconda inaugurazione delle bici elettriche che sono state appunto approntate per questo progetto di cicloturismo, inaugurazione presso l'impianto gestito dal CSI di Teramo di Contrada Cesi. Per quanto riguarda la formazione, ricordiamo il corso per dirigenti sportivi è partito nei giorni scorsi con il primo appuntamento che si è tenuto al Moretti di Roseto degli Abruzzi. Si è tenuto e si è già concluso, a dir la verità, anche il corso di primo livello rivolto agli istruttori di padel. Seguiamo in diretta questo attacco del tutor, si gira e conclude Tancredi, la palla impatta sul corpo di un avversario, evita l'out Alfonso Covelli che poi riparte in verticale, uno scontro abbastanza duro con Cianci. C'è un gioco pericoloso, punizione in favore della Lisciani. Lisciani che prova a ripartire, un servizio in verticale verso Donati, pallone impreciso controllato dal portiere San Nicolese. Donati, lo ricordiamo, è l'autore dell'attuale 3-2 con cui gli ospiti stanno conducendo il punteggio in rimonta. Ora attacca il tutor che con Cianci guadagna un corner, angolo che sarà battuto da sinistra da Onori. Pallone al centro, attenzione, un colpo di testa, salvataggio sulla linea di Centinaro, colpo di testa che era stato operato probabilmente da Tancredi, se non andiamo errati, in mischia è stato Tancredi l'ultimo a toccare e a indirizzare il pallone verso il palo lungo. Ancora comunque Tutor Club in avanti, attenzione, la palla arriva al centro, il cross per l'incornata sotto misura di Gianni Lupisella che però non inquadra lo specchio di porta, è stato tradito probabilmente dalla sua altezza, un'altezza di base che è unita a un salto notevole, lo ha fatto finire praticamente oltre la traversa della porta, il suo colpo calibrato è finito così sul fondo, avrebbe probabilmente dovuto inarcarsi molto di più per inquadrare lo specchio della porta difesa da Iezzi che così si è salvato. Ora seguiamo questa ripartenza della Lisciani, Bucciarelli in verticale, palla sul fondo, gara comunque che resta ancora apertissima, 3-2 sempre in rimonta, conduce la Lisciani Teramo su un Tutor Club comunque da apprezzare. Attacca ora Tancredi, tocco per Onori in verticale, attenzione per Di Domenico, anzi Olivieri, che va a realizzare il gol del 3-3, doppietta di Olivieri, 3-3, gol meritato questo del Tutor Club San Nicolò, doppietta di Olivieri e 3-3, time out chiamato dalla Lisciani. Time out, 3-3, il pareggio di Olivieri, servito in verticale, si è presentato solo davanti al portiere avversario e lo ha freddato
con un tocco liftato, palla che si è insaccata all'angolino basso di sinistra per il nuovo pari ospite. Lo dicevamo, gara aperta a ogni esito, ci ha puntualmente dato ragione Olivieri con questa doppietta personale. Adesso c'è anche un po' di scorramento sui volti dei giocatori della Lisciani, che probabilmente pensavano di aver messo la gara in discesa semplicemente dopo aver trovato il gol del primo vantaggio di questo incontro. Squadre che stanno rientrando la chetichella sul rettangolo di gioco, sono già tutti dentro quelli del Tutor Club. Rientrano ora gli ultimi due giocatori della Lisciani, si tratta di De Zolt e di Domenico. Si può tornare a giocare. Quando abbiamo già superato il quindicesimo, abbondantemente 3-3, ricomincia il match dopo questo time out. Scacchioli per Donati, pressato da Tancredi, lo chiude in fallo laterale. Tancredi che ha avuto un buon impatto sulla partita, dal suo ingresso ha dato una scossa ai compagni che probabilmente avevano abbassato troppo il baricentro. Ora Ramesh Orsini finisce a terra, un problema al ginocchio sinistro per lui. Abbiamo sentito un brutto crack, speriamo che non sia nulla di grave. È rimasto a terra, ma è fuori dal campo Ramesh Orsini. Che è stato già sostituito, si può tornare a giocare. Lancio per Tancredi, c'è l'interdizione di Alfonso Covelli che ora fa tutto da solo. Il lancio al centro per Donati, il solito Donati che va in spaccata senza però inquadrare la porta. Intanto preoccupano le condizioni di Ramesh Orsini, un problema al ginocchio sinistro, lo ripetiamo, da distanza siderale abbiamo sentito un track abbastanza preoccupante, speriamo naturalmente che non sia nulla di grave per lui. Per il momento si è messo le braccia al volto. Torniamo comunque a seguire il match, questa nuova azione in verticale della Lisciani. Donati viene fermato in fallo laterale, rimesso in gioco per gli ospiti. Vai a calciare, vai. Bucciarelli, poi il cross al centro, attenzione, esce in maniera non perfetta Rossi, per sua fortuna interviene Lupisella che allontana, non evita l'out Tancredi. Ancora un possesso per gli azzurri che ora attaccano con Di Domenico, spinto alle spalle, c'è fallo. Fallo operato dal numero 56 del Papa, un po' troppo irruente nella circostanza. Alla battuta va Scacchioli. Pallone verso Donati, spalle alla porta, si gira, tocca in orizzontale per un compagno, allontana la difesa Tutor, Tutor che ora riparte, Tancredi appoggia all'indietro, poi il servizio è per Di Luca che viene fermato, sempre Lisciani in attacco. Il tiro, attenzione, la palla sibila, il palo di destra, tiro che è stato effettuato da Giuseppe De Zolt, numero 5 in maglia azzurra, sempre 3-3 comunque tra Tutor Club San Nicolò a Tordino e Lisciani Teramo. Ci sentiamo di dire, fino a questo momento è un risultato anche meritato per i volenterosi ragazzi del Tutor.
che ora però devono difendersi, lo fanno bene, subiscono questo fallo con Guala steso da Donati. Punizione per i blu, che hanno già battuto il lancio per Tancredi, che si gira, non trova il tempo della conclusione, in mezzo a tre. Bucciarelli, allargato per Scacchioli, dribbling, c'è fallo, fallo netto, intervento in ritardo di Del Papa, ancora una volta un po' troppo aggressivo sulle gambe degli avversari. Interventi che, cioè, per certi versi sarebbero anche da evitare, visto che si sta parlando di calcio amatoriale, nessuno ha voglia di subire un infortunio grave. Ora il rilancio di Rossi, sempre 3-3. Ci stiamo avvicinando ai minuti conclusivi di questo match. Onori va in dribbling su Scacchioli, va via. Un paio di finte, allarga il gioco, attenzione per Olivieri, che si presenta solo davanti al portiere ma non trova l'aggancio con il pallone, anzi non era Olivieri bensì Di Luca. Più passano i minuti, più crescono gli incitamenti per i ragazzi che sono in campo da parte dei rimpiazzi della panchina sulla sponda Tutor Club. Tutor Club che vede la possibilità di mettere in cascina il primo punto stagionale. Rimessa in gioco proprio per la squadra di San Nicolò, allontana di testa Alfonso Covelli, riparte Bucciarelli in verticale, bella questa chiusura del difensore del Tutor. Tancredi non mette giù, interviene poi Di Luca ma lo fa con un piede troppo alto a martello, gioco pericoloso, punizione già battuta, De Zolt, palla di prima di Bucciarelli per Donati, il tiro chiuso in corner, angolo Lisciani. Ci stiamo avvicinando ai minuti conclusivi di questo match. Al nostro cronometro abbiamo abbondantemente superato il ventesimo. La battuta da sinistra, Bucciarelli, pallone alto al centro, attenzione sul secondo palo, mette giù Donati, il tiro, il salvataggio sulla linea di Onori, salvataggio decisivo di Onori. Poi l'ultimo tocco è di Domenico, guadagna una rimessa in gioco il Tutor che qualche istante fa ha rischiato grosso, salvataggio sulla linea di Onori, sulla conclusione in diagonale di Donati, proprio lo stesso Onori ora forse galvanizzato dall'episodio precedente va a fare un tunnel all'avversario, a guadagnare un calcio di punizione proprio sulla linea mediana, punizione che lui stesso va a battere. Pallone lungo, attenzione, verso la porta, allontana in qualche modo Iezzi che poi si supera anche sul tentativo di correzione di Di Luca. Tutor Club che comunque si rende sempre molto pericoloso, ora riparte in contropiede la Lisciani con Scacchioli. Palla a Donati, defilato sull'out mancino, servizio per Alfonso Covelli, chiuso in fallo laterale. Ancora all'attacco la Lisciani, quasi all'arma bianca nel tentativo di arrivare al successo. Servizio di Bucciarelli chiuso dal sempre ispirato Onori. Bucciarelli restituisce il pallone al compagno, si tratta di Covelli. Covelli viene chiuso da Olivieri, poi Onori, di prima per lo stesso Olivieri, palla lunga controllata da Iezzi. Mancano poco meno di 5 minuti al termine del tempo regolamentare. Siamo sul 3-3 tra Tutor Club e Lisciani Teramo. Allargata la sfera verso Centinaro, da questi a Covelli, ora il cambio di gioco è di Domenico sul fronte opposto, non riesce a mantenere il pallone in gioco Centinaro,
si accomoda in panchina Onori, al suo posto entra con il numero 12 di Domenico. Di Domenico che indossa una maglia con un numero mimetizzato, un 2 che si vede e un 1 aggiunto con un pennarello nero di difficile comprensione, ma vi garantiamo che è entrato il numero 12. Intanto attenzione, sbaglia tutto Rossi che non si intende con lo stesso Di Domenico, regala nuovo possesso alla Lisciani che resta così in attacco. Alfonso Covelli di prima per Donati che viene steso, non c'è fallo, si continua a giocare, riparte il Tutor che adesso ci sta davvero credendo. Lupisella allarga per il compagno che mantiene il pallone in campo, c'è la chiusura di Covelli che guadagna anche la rimessa in gioco con le mani. Gara comunque che si sta accendendo anche a dispetto di quelle che erano le previsioni della vigilia. Ci attendevamo un match tranquillo, invece tanto equilibrio e adesso tanta anche animosità, dobbiamo essere sinceri, però non è mai mancato il fair play. Ora va via Donati, attenzione che fa tutto da solo, si presenta davanti al portiere e conclude. Alta la mira però, troppo alta. Si divora il gol del nuovo vantaggio. La Lisciani aveva fatto tutto bene. Donati, a nostro avviso, il migliore dei suoi. Era andato via in mezzo a tre, si è presentato solo davanti al portiere, alzato però troppo la mira del suo destro. La palla ha sibilato il palo ed è finita in fallo laterale. Ora attenzione, Cianci va via in qualche modo a scacchioli, anzi Del Papa, il tiro rimpallato in fallo laterale. Rimpallo che è stato effettuato da Di Domenico. Lo stesso Del Papa ha battuto l'out, ne dovrà battere nuovamente un altro, c'è però il cambio. Riconquista il possesso la Lisciani, Lisciani che sta spingendo nel tentativo di arrivare al vantaggio. Tutor Club invece che davvero si sta difendendo con le unghie e con i denti per portare a casa il primo punto stagionale. Palla verso Bucciarelli che allarga in qualche modo verso Centinaro, all'indietro Scacchioli in verticale, Bucciarelli di prima per Centinaro, chiude il triangolo con questo cross al centro, il colpo di testa finale è di Domenico che non inquadra la porta, l'arbitro osserva il cronometro, vediamo quale sarà l'indicazione dell'arbitro che ha dato qualche indicazione alla panchina del Tutor. Non abbiamo capito però quanti saranno i minuti di recupero che verranno assegnati. Nel frattempo ha rischiato qualcosa il Tutor che ora comunque riparte in contropiede con Olivieri che potrebbe concludere, preferisce allargare sul mancino, sull'out mancino per Di Luca che evita l'out, cross al centro per il tiro finale di Guala. Deviazione in corner di Iezzi. Si giocherà ancora per un minuto, ancora 60 secondi proprio allo scoccare del 27esimo, arrivata la segnalazione di recupero dell'arbitro, attenzione al gol, gol del Tutor, il gol sugli sviluppi di questo corner è del numero 7 di Luca che per la felicità si è addirittura tolto la maglietta. 4-3 di Luca, premiata davvero la buona volontà dei ragazzi del Tutor Club, ammirevoli, dobbiamo essere sinceri, per applicazione lasciano un po' a desiderare probabilmente sul piano tecnico rispetto agli avversari. Sulla sponda Lisciani ci sono Scacchioli, ci sono Bucciarelli, ma per quanto riguarda l'applicazione, la buona volontà, la voglia di ben figurare, questo risultato ci sentiamo di dire che sia assolutamente meritato. Vedremo ora se la Lisciani riuscirà nel miracolo di ribaltare la situazione e ripristinare la parità. Covelli, il tiro fuori, c'è però una deviazione, angolo
Angolo Lisciani che ha probabilmente l'ultimo possesso a propria disposizione in questo match. Rossi si va a guadagnare un giallo. Le stanno tentando davvero tutte. Il secondo ammonito dell'incontro, in precedenza era stato ammonito anche Di Luca perché si è tolto la maglietta. Angolo Lisciani, sta per terminare il tempo regolamentare. Pallone al centro, allontana di testa un difensore, si continua a giocare. Donati, il tiro sull'esterno della rete, dovrebbe finire qui la partita. L'arbitro osserva il cronometro. L'arbitro osserva il cronometro e sta per dare il triplice fischio conclusivo di questo match. Nel frattempo Ramesh Orsini zoppica vistosamente, questo ce ne dispiace. Il rilancio, la palla arriva dalle parti di Jezzi, si continua a giocare, ultimo possesso dell'incontro. Palla verso Donati. Tocco per Lara Spata che non trova spazio, viene chiuso. Tancredi mantiene il pallone, poi lo allontana e finisce qui. Vince il Tutor Club 4-3 sulla Lisciani Teramo. Tutor Club che quindi conquista i primi 3 punti in classifica in questa stagione. Per questa telecronaca è tutto. Francesco Graduato per il commento, Jacopo De Marcellis per le riprese. Vi ringraziano per l'attenzione e vi rimandano ai prossimi appuntamenti del campionato di calcio a 7 promosso dal CS di Teramo. Cristian Cianci, la sfida generazionale con i giocatori più esperti della Lisciani è stata vinta dai ragazzi del Tutor Club che hanno portato a casa la prima vittoria stagionale, una prima vittoria per certi versi inaspettata ma anche meritata alla luce di quello che si è visto in campo, sei d'accordo? Allora sì, diciamo, allora, siamo partiti proprio dall'inizio del campionato che comunque eravamo abbastanza disuniti e non ci conoscevamo tanto, poi abbiamo iniziato a fare qualche allenamento insieme, siamo iniziati a conoscere di più. Piano piano abbiamo cercato di creare una squadra, una base come le altre squadre. Piano piano, magari prima prendendo 20 gol, poi 15, poi 10. Oggi è arrivata una meritata vittoria, siamo partiti in vantaggio con 2 gol. Poi ci siamo fatti rimontare, però alla fine l'importante è il risultato finale. Quindi ci siamo quasi guadagnati, diciamo. Però comunque anche la squadra avversaria è stata molto brava. Merito anche alla Lisciani Teramo che vi ha dato del filo da torcere. L'ultima domanda, poi ti liberiamo anche perché inizia a fare freddo e c'è bisogno della doccia. Presentiamo questa realtà del Tutor Club. Siete un'associazione di San Nicolò a Tordino. Qual è l'obiettivo che intendete raggiungere con questa vostra prima partecipazione al campionato di calcio a 7? Ricordiamo, l'anno scorso partecipavate al campionato di calcio a 5 del CSI di Teramo, quindi non siete novellini del tutto nei trofei e nelle manifestazioni arancio-blu. Sì, l'anno scorso avevamo una squadra di calcio a 5, anche l'anno scorso diciamo avevamo creato una squadra proprio per giocare, per divertirci, per partecipare. Quest'anno abbiamo creato una realtà un po' più grande con nuovi innesti, l'obiettivo è sempre lo stesso, divertirsi, giocare, cercare di migliorare, magari anche togliendoci qualche soddisfazione, tipo una vittoria con una squadra molto più esperta di noi. Quindi sono contento della squadra e dei miei compagni.